Buongiorno, benvenuti. Questo è il sesto incontro di questa rassegna, il mondo del credito raccontato dalle banche. Questa rassegna vuole essere un modo in cui le aziende della sezione credito e finanza e la sezione di Confindustria che promuove questi incontri parlano alle imprese di argomenti, in maniera concreta di argomenti che problematiche, opportunità che ogni giorno le imprese si trovano ad affrontare. Nei precedenti incontri, nei cinque precedenti incontri, si è sempre sostanzialmente parlato di credito. Nel primo incontro avevamo parlato della centrale dei rischi, poi nel secondo del fondo di garanzia del credito centrale, poi insomma di investimenti in macchinari parlando di nuova Sabatini, servizi finanziari a supporto delle imprese che operano con l'estero. L'ultimo incontro si era parlato di credito alle aziende, di garanzia Confidi, si è parlato di gestione del credito a noi. Oggi invece affrontiamo un argomento un po' diverso, che è la gestione della liquidità dell'azienda, come gestire la liquidità che le aziende hanno, bene prezioso, che stiamo vivendo oggi un momento molto particolare, in un contesto di tassi bassissimi, prossimi allo zero. Gestire in maniera redditizia e con particolare attenzione al controllo del rischio e alla liquidità aziendale è diventato sempre più problematico, comunque necessita di strumenti innovativi e nuovi, di un approccio completamente diverso. Se insomma, pensiamo che oggi per una banca ottenere dei finanziamenti, ottenere un risultato, si fa a tassi negativi, ma se una banca deve depositare dei mezzi liquidi, deve pagare. Quindi è proprio un mondo che è stato stravolto, quindi anche l'approccio per la gestione della liquidità delle aziende necessariamente è cambiato. E appunto con l'incontro di oggi si vogliono dare degli spunti, inquadrando un po' il nuovo contesto economico che abbiamo chiamato, e ringrazio i relatori che hanno voluto essere qui, abbiamo chiamato a portare la loro testimonianza, come sempre un rappresentante di una banca, società della sezione credito e finanza di Confindustria, e oggi abbiamo qui presente la signora dottoressa Silvia Darò, responsabile area amministrazione e finanza, e il dottor Osvaldo Davico, responsabile area crediti della Cassa di Risparmio Savigliano. Abbiamo poi chiamato da una testimonianza il dottor Caldana, giusto, perché prima avevamo sbagliato, giusto Caldana, c'era una R e una N che ballava. Il dottor Caldana, amministratore delegato di Farad Group. Farad Group è un broker assicurativo e vedremo, diciamo così, una possibilità di gestione della liquidità aziendale tramite soluzioni assicurative. Mentre il dottor Cugnoglio, direttore finanziario di Unifarm S.p.A., ecco, ci produrrà il punto di vista proprio dell'azienda. Io non voglio togliere spazio ai relatori, come sempre alla fine dell'incontro sarà possibile avere degli incontri B2B con i relatori per le aziende che fossero interessate, e chiaramente anche durante l'incontro, visto insomma che vogliono essere degli incontri molto operativi, molto concreti, sono possibili, anzi gradite, domande in modo da rendere l'incontro più collegiale. Io cedo la parola, cedo a lei, iniziamo con la banca. Buongiorno a tutti, si sente? Sì. Come giustamente ha precisato la dottoressa Zoaglio, che tra l'altro ringrazio per l'invito, così come ringraziamo tutta l'Unione Industriale e anche da parte della nostra direzione generale per averci dato la possibilità oggi di incontrarvi. Anche se i tempi sono, diciamo così, ristretti, cercheremo comunque di dare una risposta o comunque qualche indicazione in un contesto, come è stato definito da chi mi ha preceduto, veramente nuovo. Sono
tanti anni oramai che io mi occupo di finanza all'interno della Cassa dei Risparmi di Saviano e devo dire che un periodo come questo non si è mai visto. Tra l'altro saluto in sala i miei colleghi diretti di altre banche che sono anche qui con noi, credo che loro condividano assolutamente anche la difficoltà proprio di interpretare il mercato e lo scenario macroeconomico in questo momento. Io mi occupo, fra le altre cose, di gestire la liquidità della Cassa di Risparmio di Savigliano, quindi è come se io fossi un po' il CFO di un'azienda, il tesoriere dell'azienda. Chiaramente le banche sono soggetti regolamentati, soggetti a vigilanza da diversi organismi e ci sono ovviamente delle regole che oramai sono regole dettate dall'Unione Europea che forse, diciamo così, sono più stringenti di quelle che possono avere i vostri tesorieri all'interno delle vostre aziende. Però poi alla fine, diciamo così, in buona sostanza, il tesoriere è anche quello che fa il buon padre di famiglia, cioè cerca ovviamente di analizzare quelle che sono le entrate, quelle che sono le spese, le uscite previste e quello che viene risparmiato, cercare di ottenere il massimo rendimento e ovviamente salvaguardare questo gruzzoletto messo da parte. Ripeto, quindi io farò questo intervento, mi è stato chiesto di fare anche un'analisi, di contestualizzare il momento all'interno del mercato, cioè cosa sta succedendo, perché ci troviamo, come ha detto la dottoressa, a vivere in un contesto di tassi negativi. Quindi cercherò di dare questo tipo di scenario molto velocemente, poi chi vuole approfondire, come è stato detto prima, avremo la possibilità di vederci in seguito, e poi seguirà diciamo così, come alcuni fondamenti sulla gestione della liquidità da parte della banca e quello che le banche possono suggerire in questo momento alle aziende per la gestione della liquidità. Vi dico onestamente che sarebbe stato molto più semplice se ci fossimo visti, magari, non so, questo è il mio telefono, chiedo scusa se lo spegno. Chiedo scusa, non ho scritto il telefono. Chiedo scusa, adesso lo spengo, mi sono dimenticata. Ok. Quindi dicevo, sarebbe stato molto più semplice se ci fossimo visti, per esempio, diciamo così, nell'autunno del 2008, quando i tassi sull'interbancario erano molto elevati, anche se al tempo i colleghi che sono qua si ricorderanno, avevamo un'altra serie di problematiche. Però oggi è veramente un momento difficile per gestire questo tipo di asset, ma lo vedremo strada facendo. Seguirà poi al mio intervento il collega dei crediti, dove invece vi darà alcune indicazioni di come noi, come istituto di credito, valutiamo i flussi di cassa, di liquidità delle aziende nel, diciamo così, in funzione dell'erogazione del credito. Quindi abbiamo queste due articolazioni dell'intervento. Partiamo subito da quello che è il contesto della crescita mondiale. Ovviamente chiunque gestisce liquidità, chiunque ha a che fare con i mercati, che siano di qualsiasi tipo di asset, non può prescindere la sua preparazione, la sua conoscenza da quello che sta succedendo intorno. Oramai le variabili macroeconomiche hanno un'importanza che non solo determinano quelle che sono le mosse, diciamo così, dei policy maker, cioè delle banche centrali, che in questi ultimi anni sono diventati i veri burattinai, diciamo, del mercato dell'economia, ma anche in tempi forse più normali di quelli che sono gli operatori di mercato.
Purtroppo la nostra è una materia, uno scenario che ha delle evoluzioni molto veloci. Questa che voi vedete proiettata è un'analisi fatta da Goldman Sachs per nel mese scorso, ma non so se a qualcuno di voi è noto che l'altro giorno il Fondo Monetario Internazionale ha diciamo così intervenuto con una cosiddetta gelata di primavera, perché ha tagliato di brutto le stime su quelle che sono le previsioni di crescita. Addirittura le preoccupazioni del Fondo Monetario Internazionale sono quelle di una stagnazione secolare, no? Stagnazione, cioè si intende una crescita economica che per molti anni, molto tempo, è limitata, è molto, ha delle modeste variazioni del PIL e del reddito pro capite. Noi abbiamo un esempio purtroppo di quello che è successo in Giappone, e quindi abbiamo già dei mercati ai quali confrontarci per evitare questo tipo di situazione. Quindi il Fondo Monetario taglia le sue previsioni di crescita a livello globale, che si attestano sul diciamo così una diminuzione del 3,40% per quest'anno, del 3,50 per l'anno prossimo, sia per quanto riguarda il PIL degli Stati Uniti sia per quanto riguarda il PIL dell'Eurozona. Praticamente secondo lo studio del Fondo Monetario Internazionale, l'unica area che sarebbe in controtendenza sarebbe la Cina. La Cina, che voi sapete, è stata una dei problemi che hanno creato una forte volatilità sui mercati a partire dall'anno scorso e soprattutto negli ultimi mesi dell'anno scorso. La Cina, che noi siamo sempre stati abituati a vedere crescere a tassi a due cifre, non è che improvvisamente è andata in recessione, semplicemente ha ridotto quelle che sono le sue percentuali di PIL, e stiamo parlando di attese intorno a un 6,50 per quest'anno, intorno al 6,20 l'anno prossimo. Vedete che rispetto a quelle che sono le percentuali di PIL dei paesi invece sviluppati, insomma, altro che un problema, avessimo noi queste percentuali di crescita di PIL. Però è ovvio che anche una diminuzione di questo competitor così importante, del PIL di questo competitor, è una buona occasione per andare a creare volatilità su mercati che sono già diventati più fragili di quello che abbiamo visto nel 2015. Ovviamente anche l'Italia è stata, diciamo così, bersaglio del fondo, che ha stimato anche per noi delle tagli sulle previsioni di crescita. Noi abbiamo questo problema che in questo momento sembra essere il problema principale, cioè il peso delle sofferenze bancarie, e in questo caso qui noi continueremo, se tutto va bene, a vedere una crescita che si fermerà per quest'anno intorno all'1% rispetto all'1,30% di previsione, sempre di Washington, e dell'anno prossimo dell'1,10% rispetto all'1,20%. Un'altra variabile che ovviamente deve essere considerata quando si valuta uno scenario macroeconomico è quella delle aspettative di inflazione. Ora, voi sapete che per anni noi abbiamo combattuto contro un'inflazione a due cifre. Chi è, diciamo, che più o meno alla mia età si ricorderà degli anni passati, chi è più giovane sappia che avevamo periodi con inflazione che oggi sarebbe definito da America Latina, da paesi del terzo mondo. Ora siamo in una situazione opposta, causa appunto questa situazione di pseudo stagnazione, purtroppo l'andamento dei prezzi sia negli Stati Uniti, dove però si sono già visti alcuni miglioramenti, ma soprattutto nell'Eurozona, che è l'area che ci interessa particolarmente, continuano ad essere molto molto deboli. Voi vedete anche da questo grafico che il 2%, sapete, è l'obiettivo di inflazione che ha la nostra banca centrale europea,
In verità è un obiettivo imposto dai tedeschi che vedono l'inflazione come il demonio fatto persona, e l'intento era stato di mettere una barriera affinché l'inflazione non lo superasse questo 2%. Ci troviamo invece in questi anni ad avere delle banche centrali, lo vedremo dopo, il cui obiettivo è quello di raggiungere il 2%. Ora qualcuno potrebbe dire sì, ma è una cosa positiva che i prezzi siano bassi. Il problema invece si è visto da un punto più macroeconomico e non tanto per quanto riguarda il consumatore finale. Noi possiamo dire che in questo periodo abbiamo assistito a una forte ripresa del risparmio. Il risparmio, secondo quello che diceva Keynes, è distruttivo in fase di crisi economica, perché il fatto di fare molto risparmio riduce quella che è la domanda aggregata e anche il livello di ricchezza, perché a sua volta riduce la produzione aggregata e l'occupazione. Praticamente il risparmio aumenta la massa liquida, che però in questo caso qui cosa fa? Alimenta la speculazione anziché alimentare gli investimenti. Ora ci troviamo veramente in questa situazione, cioè le banche centrali europee, le banche centrali in generale hanno inondato il pianeta di liquidità, ma in verità questa liquidità è servita a che cosa? A far crescere i mercati finanziari, creando anche alcune, diciamo così, aspettative di bolla speculativa in certi asset. L'altra componente, l'altra variabile che è stata drammaticamente presente nel mercato, sul mercato, è la discesa del prezzo del petrolio. Il prezzo del petrolio, voi sapete che voi tutti avete delle aziende, quindi sapete come incide il prezzo dell'energia. In questo caso qui, noi che siamo esportatori di energia di petrolio, abbiamo sicuramente avuto alcuni benefici da questa riduzione del valore. Però io ripeto, sono qui per fare una valutazione a impatto globale. Purtroppo i prezzi in questo momento, vuoi per motivi che poi vedremo velocemente, di cause geopolitiche, ma soprattutto perché la richiesta da parte di paesi che sono, diciamo così, un po' trainanti delle economie emergenti, quindi Cina e India, si sono ridotte rispetto al passato. In più abbiamo visto che sono intervenuti sui mercati energetici un sacco di altri attori, anche con la produzione di prodotti comparati. Oramai gli Stati Uniti sono praticamente indipendenti per la produzione del petrolio. Questo ha fatto sì che ci sia un eccesso di offerta e quindi ci sono scorte commerciali che rimangono a livelli record. Quindi la discesa del prezzo del petrolio potrebbe essere è stata e potrebbe ancora essere uno di quei fattori, quelle cause che hanno caratterizzato la volatilità dei mercati. Quindi quali rischi noi possiamo ipotizzare per questo 2016, che oramai ha già visto passare alcuni mesi? Abbiamo innanzitutto l'accumularsi dei rischi cosiddetti geopolitici. Avremo le elezioni presidenziali negli Stati Uniti a novembre, e questa incognita sarà molto determinante a partire, diciamo così, dai mesi estivi. In Europa a giugno avremo un appuntamento importante, che è la Brexit. Voi sapete che la Gran Bretagna ha posto il quesito direttamente ai cittadini per chiedere loro se vogliono restare o uscire dall'Europa. Ovviamente, anche se i mercati stanno ragionevolmente scontando un esito, diciamo, positivo per questo scenario, è logico che comunque già il solo fatto che questo referendum venga fatto crea una certa, diciamo così, titubanza su quella che possa essere la vera coesione dell'Europa, che purtroppo è anche minata in questo periodo da quella che è la crisi dell'immigrazione.
questa crisi dei rifugiati e quindi l'ascesa di movimenti populisti che abbiamo visto anche nelle ultime elezioni dei Land tedeschi stanno prendendo piede, e di pari passo anche quelle che sono le paure per attacchi terroristici. Diciamo che tutti questi fenomeni stanno diventando sempre più correlati fra loro. Poi avremo sempre conflitti in Medio Oriente, più a spot tensioni politiche nei paesi emergenti, in Brasile piuttosto che in altre parti. L'altro fattore di rischio, come abbiamo detto prima, è il petrolio, che ultimamente si è ripreso dai minimi che aveva manifestato nei mesi scorsi. Ma questo rally potrebbe addirittura avere un effetto negativo, cioè potrebbe di nuovo produrre un aumento di, potrebbe provocare un aumento di produzione negli Stati Uniti, che ovviamente riporterebbe le quotazioni a valori nella parte bassa di 25 e 45 dollari il barile. Ovviamente questo cosa fa? Aumenta i rischi di deflazione nei paesi sviluppati e soprattutto aumenta quello che è un fenomeno che si è verificato a partire da questa, diciamo, crisi del prezzo del petrolio, cioè il default di molte aziende che sono comunque o che hanno come core business l'energia o ruotano attorno all'energia in diversi paesi del mondo, e soprattutto, ripeto, ancora problemi per i paesi emergenti che sono esportatori delle cosiddette materie prime. Quindi correlazione fra prezzo del petrolio e mercati finanziari, in genere gli altri asset, che è diventata molto, molto alta. Sulla Cina abbiamo già detto prima, ma secondo noi non dovrebbe esserci una diciamo così, caduta di crescita molto forte, per cui i mercati in certi momenti sopravvalutano questo rischio. E poi vedremo adesso che un altro fattore di destabilizzazione, cioè un fattore di volatilità, potrebbe essere rappresentata da che cosa? Da momenti in cui le banche centrali, su quali si sono così basati veramente tutti gli operatori di mercato negli ultimi due anni, possano avere una crisi di credibilità, o per un difetto di comunicazione, come è stato per esempio per la Fed, che inizialmente aveva dato così dei segnali un pochino più aggressivi, no? Loro dicono, parlavano i falchi, mentre invece poi, vedendo l'andamento dell'economia e soprattutto il fatto di una possibile diciamo così, contrazione della politica monetaria, avrebbe sicuramente limitato, fatto perdere valore, cioè fatto recuperare il dollaro, allora a questo punto l'atteggiamento è diventato più, loro dicono, più da colombe. In questo caso però c'è stato quel momento in cui non si è capito bene che cosa voleva fare la Banca Centrale Americana, e i mercati tutto soffrono, ma particolarmente soffrono l'incertezza quando non capiscono che cosa succede. Quindi abbiamo detto che la Fed ha annunciato l'inizio della sua politica restrittiva, ma poi in verità è tornata indietro e ha detto che sì, abbiamo già fatto un piccolo rialzo, ma dei 4 previsti per il 2016 in verità ce ne saranno molto pochi, forse uno, e potrebbero essere 2. Invece chi ha dato veramente una sferzata di nuovo al mercato, e qui lo dico perché le banche europee, adesso io sto parlando per noi banche italiane e di conseguenza anche per le aziende, quello che le manovre che sono state annunciate il 18 marzo in sede di meeting BCE sono stati veramente degli annunci di rottura molto forte. La BCE a marzo ha giocato tutte le munizioni, le carte che aveva in suo possesso, quindi ha messo in, diciamo così, ha praticamente annunciato un pacchetto di misure che sono fortemente, diciamo così, espansionistiche. Quindi cosa ha fatto? Vediamo in breve. Ha ridotto di 5 punti base il tasso di riferimento, portandolo allo 0%, quindi abbiamo tassi 0.
ha ridotto il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, la BCE ha tre tipi, diciamo così, di tassi, il tasso di riferimento, poi ha un corridoio di tassi che è composto dal tasso di rifinanziamento marginale e il tasso sui depositi. Ed è proprio quello che è stato fatto sui tassi dei depositi, cioè il tasso che viene dato, che viene pagato alle banche quando depositano liquidità o sulle proprie banche nazionali e di conseguenza sulla BCE, è stato portato a meno 0,40, quindi ampiamente in territorio negativo. Ha ampliato in termini quantitativi il valore di titoli da oggetto del quantitative easing e ha anche modificato la natura di questi titoli, perché ha annunciato che non solo accetterà i titoli di Stato, ma anche fatto sì che obbligazioni corporate emesse da soggetti non bancari con ovviamente un grado di investimento che sia accettabile, un rating accettabile, sia posto a collaterale nelle operazioni di rifinanziamento. L'altra misura, direi, insieme a quella della riduzione dei tassi di deposito più importante, che avrà l'impatto più grosso sul costo della raccolta delle banche e di conseguenza anche sulla liquidità da erogare alle aziende, sarà una serie di nuove operazioni di finanziamento a lungo termine che saranno finanziate alla erogazione del credito a partire da giugno, che avranno una durata di 4 anni. Le banche potranno finanziarsi in questo modo e se faranno i compiti a casa, ossia erogheranno questi soldi che prendono a prestito all'economia, allora potranno pagare lo stesso tasso quale la BCE paga le somme depositate presso di loro. Quindi noi banche avremo la possibilità di finanziarci allo 0,40 tramite queste operazioni. È ovvio che queste misure sono annunciate senza andare nei particolari, cioè ripeto, tutte le volte che una banca va in BCE per rifinanziarsi anche a tassi agevolatissimi o negativi, è logico che deve porre in essere delle garanzie, quindi noi banche dobbiamo dare un collaterale, un po' come quando l'imprenditore chiede fido alla banca e la banca chiede le garanzie. Cioè noi per poter avere questi finanziamenti dobbiamo dare in cambio alla BCE questo collaterale, che sono titoli di Stato che la banca possiede o altre obbligazioni che siano gradite alla banca centrale. Quindi comunque la banca, l'istituzione di suo deve essere per forza sana, perché deve avere il collaterale a disposizione. Questo che cosa ha determinato? Ha determinato un consolidamento della tendenza in essere sui tassi interbancari. Voi vedete nel grafico in alto l'andamento del tasso dell'Euribor dal 2008 al 2016. Vedete ovviamente che siamo passati da un tasso intorno al 5% per arrivare al territorio negativo. Ma la cosa più, preoccupante è il grafico sotto, che rappresenta quelle che sono le attese sui tassi interbancari sull'Euribor a 3 mesi, e cioè i futures su questo tipo di parametro, cioè quanto si prevede, a quanto scambiano i contratti per il futuro sul tasso Euribor a 3 mesi. Vedete che per tornare in territorio negativo dobbiamo posizionarci intorno a gennaio 2020 più o meno. Quindi tassi bassi ancora per molto, lo stesso possiamo dire per i tassi a più lungo termine. Voi sapete che i tassi interbancari monetari sono determinati dalle politiche monetarie delle banche centrali, i tassi a lungo termine sono determinati invece dalle aspettative degli operatori sulla base delle attese dell'inflazione. Voi vedete l'andamento del tasso sul decennale italiano dal 2011 a oggi, forse ancora più esplicita è la tabella di sotto, dove, senza lasciando perdere proprio le code di questa
di questo andamento, ma vediamo che siamo passati su tutti questi asset che una volta si chiamavano free risk. Perché è scritto quello? Perché fino alla crisi del 2008 i titoli di Stato erano considerati attività prive di rischio. Poi abbiamo visto che prive di rischio non lo erano per niente, e la Grecia c'è stata sicuramente di esempio. Oggi come oggi, finalmente, ma questo è sempre esistito, però non era, diciamo così, riconosciuto. È sempre stato così. In finanza non esiste l'attività presa di rischio, e voi imprenditori lo sapete meglio di qualsiasi altro operatore. Vedete comunque che oggi come oggi, su un mercato, per andare a portarci a casa del rendimento, dobbiamo spingerci ben oltre 10 anni, che oggi, diciamo così, questo è un tasso del 31 marzo 1923, oggi è un pochino più alto, ma qui stiamo veramente sempre solo parlando di qualche decina di basis point, e sicuramente saremo molto 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 lontani da rivedere tassi, non dico sicuramente come quelli del 2007-2010, ma secondo me anche più bassi. Allora, vedete che in questo caso quante sono le banche centrali che ricorrono a tassi negativi, e soprattutto sono le banche centrali dell'area euro, oltre il Giappone. E cosa impatta tutto questo sulla gestione della liquidità delle banche? Innanzitutto volevo fare una premessa. Le banche, ho detto prima, sono soggetti vigilati. Il rischio di liquidità è uno di quei rischi che sono veramente ponderati in modo importante dagli organi di vigilanza, dai regolamenti europei, perché dopo quello che è successo nel 2008 alla Lehman Brothers, che non è fallita perché non era solida. Lehman Brothers aveva degli indicatori patrimoniali altissimi. Lehman Brothers è fallita perché non aveva liquidità. Quindi questo ha un po' stravolto quelli che erano i concetti, no? Quindi che le banche possono fallire non perché non hanno patrimonio, ma perché non sono liquide. Magari nei propri attivi hanno delle attività che non sono liquide, e questo è quello che è successo in quegli anni, quando le attività delle più grosse banche d'affari del mondo erano costituite dai titoli cosiddetti tossici, che a un certo punto sono diventati completamente liquidi. Oggi come oggi il livello di liquidità di una banca è veramente uno di quegli indicatori, non viene quasi mai pubblicizzato, no? Perché adesso c'è di moda Tier 1, c'è Common Equity Tire, tutto quanto, ma vi garantisco che l'autorità di vigilanza insiste moltissimo, cioè, perché voi sapete che la banca è un'azienda che lavora a leva, no? Rispetto al suo attivo praticamente si finanzia quasi per la totalità del suo patrimonio. Quindi bisogna che la banca sia in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza, ma anche e soprattutto che sia in grado di fronteggiare rapidamente alle possibili uscite di flussi di cassa. Quindi deve avere al suo interno una, diciamo così, una specie di cassaforte di attività che siano prontamente liquidabili, in modo che in caso di deflussi di cassa importanti la banca sia in grado di far fronte immediatamente a questi pagamenti. Voi vedete, questi due grafici sono praticamente la variabilità dei tassi interbancari quando subito dopo la settembre la crisi di Lehman Brothers. Poi vedete che la mediana dei valori ha avuto veramente una configurazione importante. Come anche nel grafico sotto si può vedere come proprio nel 2007 e nel 2008 ci sia stato un
crollo della liquidità esistente dalle banche. Questo per dire che, per ribadire l'importanza della liquidità all'interno di un'azienda di credito, che le crisi nascono magari sui mercati interbancari per questo motivo, ma poi si trasferiscono sui mercati finanziari. E non finisce qua, perché abbiamo visto che una volta trasferiti sui mercati finanziari si sono trasferiti sull'economia reale. E questa è veramente una di quelle traslazioni che sono a volte più difficili da gestire, perché le code delle crisi delle economie reali sono molto più lunghe che non quelle delle crisi finanziarie. Le aziende, ovviamente, anche loro devono valutare l'impiego, l'utilizzo della loro liquidità sulla base di quelli che sono i flussi e i deflussi, quindi i flussi in entrata e i flussi in uscita. Una, diciamo così, per cercare di efficientare quello che può essere la gestione di un tesoriere di un'azienda, dovremmo porci queste domande, no? Cioè, quanti pagamenti, per esempio, vengono elaborati in un mese? Con quale frequenza noi facciamo pagamenti verso l'estero? Come pagano principalmente i nostri clienti? Questo è molto importante, in contanti, con carte o con fatture? Oppure con che frequenza si utilizzano ordini permanenti, sistemi di addebitamento e via dicendo, con quali banche e prodotti gestite il traffico dei vostri pagamenti o quali programmi di contabilità utilizzate. Questo dovrebbe essere un primo, diciamo così, vademecum per cercare di capire la nostra azienda come è, diciamo così, in grado di gestire il proprio cash flow. Poi, come abbiamo detto prima, una volta capito come gestire il nostro cash flow, possiamo domandarci cosa fare per una corretta gestione della liquidità, tenendo conto di quelle che sono un po' i tre capisaldi, cioè quante disponibilità finanziarie investire in strumenti diversi dal conto corrente bancario, capire che se maggior durata corrisponde a un maggior rendimento, questo concetto, no? Questo trade-off sta alla base di tutti gli investimenti, a maggior rendimento corrisponde sempre maggior rischio, e questo deve essere tenuto conto da tutti quelli che stanno sul mercato, che cercano di portare a casa rendimenti. A questo punto, consapevoli di questo trade-off, quali sono le scadenze su quale sarà più conveniente investire? Chiaramente tenendo conto che sto investendo soldi dell'azienda e che quindi non devo irrigidire troppo il mio investimento. E in questo momento cosa poter scegliere in un mercato a tassi zero? E qui vi dico veramente, in questo momento la situazione di mercato è veramente molto difficile. Ripeto, le banche hanno la possibilità di finanziarsi, abbiamo visto, a tassi che sono negativi. Non è mai successo, ma io stessa in questo momento qua mi stanno pagando perché chiedo soldi a prestito, quindi e questo penso che sia per tutti. Questo non si era mai visto, non lo so quando vedremo di nuovo il contrario, speriamo presto. Questo solo per fare una premessa, perché una situazione di tassi a questi livelli ovviamente è una situazione che pesa moltissimo sulla redditività del sistema bancario, soprattutto italiano, dove i margini, diciamo così, i ricavi venivano soprattutto dai margini di interesse. Quindi io non sono venuta qua con particolari prodotti della nostra banca, perché volevamo, diciamo così, avere un approccio un pochino più alto. Abbiamo semplicemente, ovviamente, detto, all'interno di tutti questi prodotti bisogna ovviamente calcolare quelli che sono
i rischi di deflusso delle nostre, della nostra attività, e però dobbiamo anche, nel momento in cui scegliamo degli investimenti finanziari, valutare anche gli aspetti fiscali e magari, diciamo così, fare scelte su prodotti che magari sembrano un pochino più esotici in questo momento, possano così differenziarsi dall'offerta che capisco è veramente molto limitata. Però attenzione, perché noi diciamo sempre, prima parlate con i vostri commercialisti se sono poi in grado di gestire la fiscalità di questi tipi di prodotti, perché purtroppo oggi come oggi anche nel mondo finanziario abbiamo ancora un diciamo disomogeneità di trattamento fiscale dei vari strumenti finanziari. Chiaramente il collega che è qui presente, che rappresenta il mondo assicurativo, avrà delle proposte che sono interessanti anche per quello che riguarda magari l'allocazione del TFR, che è un'altra quota di liquidità che insomma in qualche modo le aziende debbono gestire in qualche modo. Noi comunque siamo a disposizione anche nelle nostre filiali per chi è interessato, per presentare poi nel dettaglio, a seconda delle varie esigenze, quella che può essere la soluzione migliore di investimento. Vi ringrazio dell'attenzione. Allora, io ho sentito solo adesso l'intervento del mio collega, che essendo la stessa barca, quindi non ci vediamo mai, io sono a un piano diverso dal suo. Siamo in pochi, l'avremo morto. No, quindi il mio intervento non è così ad alti livelli in cui si esamina la finanza mondiale, eccetera, sono molto più terra terra, però sostanzialmente quello che io oggi vorrei portare alla vostra attenzione è quello che già in fondo ha già detto la collega. La liquidità è diventata centrale. Fortunato chi ha il problema della gestione della liquidità, meno fortunato gli altri, però senza liquidità l'azienda è praticamente destinata ad avere una vita lunga. Questo l'abbiamo notato in questi ultimi anni, quando effettivamente la crisi economica che ha colpito l'economia eccetera eccetera ha cambiato proprio la situazione. Se ben ricordate, prima del 2008 c'era un'abbondanza del credito bancario, le banche rincorrevano gli impieghi, concedevano senza chiedere grandi garanzie e tutto andava alla grande. Un problema tipico italiano è sempre stato quello della scarsa capitalizzazione delle aziende, e quindi l'arrivare e il perdurare purtroppo di questa crisi ha comportato una moria di aziende, perché effettivamente in seguito alla crisi c'è stato chi più o meno comunque questo credit crunch che ha ridotto la liquidità alle aziende e quindi come eventi così negativi. Quindi da questo si desume subito che è diventato cruciale l'importanza della gestione della liquidità e del controllo della liquidità. Questo l'abbiamo visto in questi anni, e è il punto che ha purtroppo causato fallimenti, chiusure di società che erano strutturalmente molto ben avviate, però non hanno mai fatto dei forti ragionamenti sulla cassa, che come vedremo poi nella slide, io la chiamo la cassa e il re, perché nella cassa poi vedrete si conviene tutto, e quindi tutte le varie politiche di bilancio nella cassa vengono viste. E quindi il mio intervento è proprio quello nel dovervi sensibilizzare, gli imprenditori, il management e tutti, proprio circa questa attenta questione della liquidità e della pianificazione finanziaria, perché solamente questo può darvi una certezza, al limite dell'umano, della sostenibilità dell'investimento che vorrete andare ad intraprendere, o di nuovi prodotti o della ristrutturazione che siete intenti o volete portare avanti. Quindi la cassa, questo discorso deve essere affrontato subito. Chiaro che non è così semplice, perché gli elementi, come vedremo dopo,
c'è una valutazione statica del passato e una valutazione prospettica, che è quella che in questi ultimi anni le banche hanno iniziato ad affrontare ed esaminare con i creditori, e quindi bisognerebbe poter revisare un business plan reale, nel senso che il business plan non deve valutare, come più delle volte si è fatto solamente in questi momenti, in questi periodi, le variabili economiche del business plan, ma bisogna estenderlo anche alla verifica, torno a dire, della sostenibilità finanziaria dei piani aziendali, attraverso la previsione dei flussi di cassa in entrata e in uscita, connessi proprio a questa implementazione dell'investimento che l'azienda vuole affrontare. Il problema, come dicevo prima, si è acuito notevolmente sia con la crisi dei subprime, poi con le tensioni del 2011 sull'area euro, che è di fatto sistemico, e questo ha comportato una drastica riduzione degli investimenti e una diminuita propensione ovviamente degli imprenditori stessi ad investire, perché si è di fatto visti, cioè si è considerato che effettivamente il rischio di liquidità era diventato veramente importante. Caso l'avete notato tutti, nel momento in cui i vostri clienti hanno iniziato a non pagare dei termini, abbiamo visto nel decorso di tutti questi anni in cui in primo momento anche le aziende più solide, con la scusa che c'era la crisi, non pagavano, però questo ha innescato quel circolo negativo in cui voi non incassavate in ritardo, quindi la tendenza a pagare in ritardo e così via. Se non si sono trovati in quei momenti, in quei particolari momenti, degli strumenti alternativi che hanno integrato la mancata liquidità, l'azienda ha potuto resistere finché ha trovato queste forze esterne. Per questo motivo torno a sottolineare che la gestione della liquidità è essenziale, a maggior ragione in aziende che non sono così strutturate e che non hanno appunto questi strumenti alternativi. Quindi sostanzialmente per sintetizzare, la pianificazione finanziaria deve essere uno strumento strategico per l'azienda, perché consente all'imprenditore di valutare in che misura l'azienda è in grado di finanziare i propri fabbisogni di capitale collegati ai programmi economici o di investimento, con mezzi propri di autofinanziamento o con altri prodotti. E quindi in che misura l'imprenditore dovrà rivolgersi a finanziatori terzi per ottenere questo sostegno. L'importante è iniziare il rapporto con la banca in un'ottica di trasparenza quando si comincia l'intervento, l'investimento, con questi dati, perché nel momento in cui l'imprenditore è partito, noi le grosse difficoltà che abbiamo è sempre quello di avere l'imprenditore che ha deciso, ha fatto l'investimento, perché questo investimento mi aumenta il fatturato, mi aumenta l'utile, però poi manca la finanza necessaria a sostenere l'aumento del fatturato, a sostenere l'investimento. Quindi una pianificazione finanziaria diventa essenziale, anche perché, come dirò in seguito, comunque la valutazione delle banche nel momento dell'istruttoria non si basa più solamente sull'esame del patrimonio del conto economico, ma principalmente sull'esame dei flussi finanziari. Quindi il concetto da evitare è quello del rischio di liquidità, cioè che l'azienda, a causa dell'incapacità di reperire fondi oppure liquidare delle proprie attività sul mercato, non riesce a far fronte ai pagamenti dovuti. Quindi l'azienda in questo caso è obbligata a trovare delle formule alternative, che può essere un maggiore indebitamento bancario, ma questo comporta maggiori oneri finanziari. E quindi si inizia quel discorso che facevamo di non attento controllo in definitiva dei costi. Invece la creazione del valore da parte di un'azienda è determinata proprio da questa capacità di generare dei flussi di cassa nel lungo periodo, ed è in effetti uno dei principi, torno a dire, che le banche in questo momento stanno,
la stanno esaminando come performance aziendale, quindi la gestione della tesoreria, come accennava la collega, come vale per noi, perché effettivamente noi commerciamo in denaro, comunque deve cominciare a essere un punto cruciale per l'imprenditore. Sotto profilo, io non mi sono, poi vedete delle slide, non mi sono rapportato a molti schematicismi, dettagli tecnici, vorrei più fare anche qui, toccare un discorso più generale, ma prevalentemente proprio per sottolineare questa importanza. E effettivamente ci sono diversi indici di liquidità che hanno il compito di indagare se l'impresa è in grado di far fronte ai propri impegni con i fornitori con mezzi normali oppure con mezzi normali, perché effettivamente un'impresa può anche pagare i propri fornitori svendendo un camion, svendendo una parte attrezzatura, però mentre questo può essere accettabile in un determinato periodo temporale, chiaramente non è la situazione corrente. Quindi eventualmente, se vogliamo poi esaminare qualche indice, direi di rinviarlo al termine, perché non vorrei poi togliere spazio anche agli altri e quindi portarla troppo lungo. L'ultimo concetto che vi voglio invece presentare è quello della posizione finanziaria netta, perché assume sicuramente una valenza notevole, che esprime l'indebitamento netto aziendale come saldo tra le fonti e gli investimenti di natura finanziaria. Sulla base di questa posizione finanziaria netta si valuta anche il merito creditizio dell'azienda, perché poi questo indice può essere utilizzato con altri indici per avere alcuni altri elementi, come l'indice, quando lo rapportiamo la posizione finanziaria netta in mezzi propri, abbiamo il rapporto di indebitamento che l'azienda ha, cioè quanto l'attivo dell'azienda è finanziato con debiti di terzi, quindi debiti onerosi o meno onerosi. Tecnicamente poi può essere questa posizione finanziaria netta, può essere a breve termine, medio termine o complessiva, a seconda appunto se si raffrontano fonti e uscite a breve, medio lungo termine. Un'ultima considerazione per segnalarvi l'importanza comunque del rendiconto finanziario, dell'esame finanziario della posizione, che anche il legislatore italiano finalmente, per quanto riguarda, penso interessa anche voi, la trasparenza che deve uscire dall'azienda, ha reso obbligatorio dal 1 gennaio 2016 la redazione anche del rendiconto finanziario, recependo con decreto legislativo il 1 di agosto, recependo una direttiva dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2016 le società, gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio costituito da stato patrimoniale, questo c'era, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario. È chiaro che aziende strutturate già in precedenza lo presentavano. Il codice civile dà una determinazione di questo strumento, di questo rendiconto finanziario, che è leggermente diverso da quello che si utilizza nelle banche. Comunque anche le aziende che non sono, cioè anche le aziende dovranno produrre questo elemento, sono in questo momento escluse solamente le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, quindi sono quelle società che hanno un attivo patrimoniale non superiore ai 4.400.000 euro, ricavi delle vendite che non superano gli 8.800.000 euro e non superano i 50 unità con il personale dipendente. Non devono superare due di questi elementi, altrimenti c'è l'obbligo del bilancio normale e non abbreviato, e quindi la riduzione anche di questo. Noi come banca ormai siamo 5-6 anni che abbiamo iniziato la formazione di tutti gli istruttori crediti su questo specifico problema. Troviamo ancora delle difficoltà ovviamente a interloquire con le aziende, specialmente quelle di piccole e medie dimensioni, e proprio in quest'ottica per cercare di risolvere questo problema, quanto prima l'istituto metterà a disposizione la propria rete commerciale degli specialisti, dei consulenti d'impresa, che con le aziende che vorranno condividere i loro progetti di investimento
daranno il supporto proprio sotto un profilo finanziario per evidenziare, secondo il nostro punto di vista, quali sono le modalità giuste di finanziamento, le tipologie di finanziamento, perché vediamo sovente nei bilanci che gli investimenti nel medio e lungo termine continuano ad essere finanziati con liquidità scoperta in conto corrente. Tutto questo comunque a lungo andare comporta sicuramente delle criticità. Dopo questa parte iniziale farei un breve excursus, cercherò di essere veloce, avete pazienza. Proprio per indicare come nel tempo i criteri di valutazione di un'azienda ai fini della concessione del credito sono nell'arco di pochi anni completamente radicalmente modificati. Effettivamente tempo addietro ci si basava sul sulla situazione patrimoniale dell'azienda, si guardava il patrimonio dell'azienda, si dava un'occhiata al conto economico, c'è l'utile, si pagano proprio interessi, poi conosciamo l'imprenditore, con la ditta che lavora, e erano requisiti abbastanza sufficienti per fare erogazioni del credito. Ora siamo passati ad un aspetto, ad un esame in un'ottica di funzionamento dell'azienda, perché come veniva valutata prima sostanzialmente era su dati statici ed era una valutazione liquidatoria dell'azienda, non si pensava al domani. Con la nuova valutazione si cerca di capire cosa succederà domani in azienda, quindi una capacità storica e prospettica dell'azienda nel produrre liquidità. Quindi come vedete è stato inserito il termine prospettico, questo si riferisce al fatto che si ha di fare un business plan in modo tale da vedere l'evoluzione delle varie voci, perché l'evoluzione in un senso, come vedremo dopo, in un certo senso del magazzino avrà impatti più o meno rilevanti sulla liquidità aziendale, quindi sulla necessità di trovare maggiori fonti finanziarie e sulla capacità oggettiva e diretta di rimborsare il credito concesso. Detto in parole molto, molto più semplice, se dobbiamo concedere un mutuo di 500.000 euro, non sono abituato, nel momento in cui noi dobbiamo valutare la concessione di un mutuo ipotecario di 500.000 euro, quello che andiamo a verificare è il mutuo mi comporta tutto di rate. L'azienda sinora riusciva a pagarlo? Sì. Aveva ancora dei margini del cash flow dall'esame di flussi finanziari per sostenere questa rata? Sì, ok. Gran parte dell'istruttoria avviene in questo modo. E poi si cerca chiaramente di proiettare anche questi dati del futuro. Abbiamo un prodotto nostro interno che stiamo ultimando in questi mesi, penso, e anche questo penso che la direzione aziendale, il nostro consiglio di amministrazione poi vorrà poi anche averlo disponibile ai nostri clienti in modo tale proprio da poter lavorare in sinergia tra noi e il cliente. Quindi utilizzando un linguaggio molto terra terra e sicuramente per nulla professionale possiamo affermare che le rate dei finanziamenti si pagano con la liquidità generata e non con gli utili. Perché, come vedremo, gli utili possono essere influenzati notevolmente dalle politiche di bilancio. Quindi, è questa la sintesi che diciamo noi, il re è la cassa, perché riteniamo che in questo momento particolare, come sempre, c'è in precedenza, ma la cassa sia effettivamente un elemento essenziale dall'azienda per proseguire per l'investimento, per sopravvivere sul mercato. Quindi alla valutazione della gestione aziendale mi manca un pezzo, alla valutazione della gestione aziendale, quindi alla valutazione dell'equilibrio patrimoniale, dell'equilibrio economico, si è nel tempo affiancata la valutazione dell'equilibrio finanziario. Due dati sull'equilibrio patrimoniale, sulle valutazioni, non è che abbiamo di colpo smesso di considerare le garanzie,
abbiamo visto in questi anni, cui le garanzie su cui ci basavamo un tempo poi di fatto sono diventate più delle volte carta straccia, perché anche gli immobili e le varie garanzie reali ipotecarie, quando si tratta di realizzarle, si realizza poco o nulla. Comunque, se uno dei dati importanti sono sempre quella della solidità e congruità della struttura patrimoniale. La solidità, vabbè, lo capite, e deve essere un termine reale, in particolar modo sotto il profilo della composizione della struttura patrimoniale, perché certe operazioni che vengono effettuate, tipo quelle della rivalutazione immobiliare oppure dei lavori sull'immobilizzazione interna, vanno a aumentare questa solidità, ma poi di fatto non è una solidità fittizia. Quindi la determinazione dell'equilibrio patrimoniale richiede l'analisi di molti fattori molto eterogenei tra di loro, quali ad esempio le dimensioni del business, gli investimenti effettuati, indebitamento, il settore di operatività, eccetera. Comunque esistono alcuni elementi che la nostra banca considera a titolo esemplificativo ma non esaustivo per valutare l'equilibrio in questione. Il patrimonio netto più il finanziamento dei soci, rapportato al capitale complessivamente investito, è l'indice del sostegno che la proprietà dà, cioè quanto i soci immettono. Ok, allora, mi dicono che devo tagliare, quindi andiamo avanti. Ok, sull'equilibrio patrimoniale, comunque questi sono dati essenzialmente più tecnici, quello che tenevo a dire è quello iniziale, equilibrio patrimoniale, andiamo avanti. Ecco, l'equilibrio economico. Un'azienda è in equilibrio economico quando i costi sostenuti nel corso del periodo sono inferiori ai ricavi nello stesso periodo. In tal caso l'azienda sarà stata in grado di trasformare gli input, materie prime, materie consumi, a prodotti e servizi, e quindi di trasferire questi ultimi al mercato ad un prezzo superiore rispetto a quelli sostenuti per la trasformazione. Per verificare se un'azienda è in equilibrio economico è opportuno riclassificare i dati di bilancio secondo uno schema gestionale e successivamente valutare i diversi livelli di marginalità, ciascuno dei quali ha un preciso significato dal punto di vista economico. Questa sarebbe tutta una parte che però mi porta via molto tempo. Direi che forse poi magari in cuore così magari lasciamo un pochino spazio agli altri relatori se insomma è una sintesi. Mi spiace. Non so. Volevo solo. Anche perché il discorso sarebbe lungo, perché bisognerebbe entrare nel merito del rendiconto finanziario. Sostanzialmente l'esame che noi chiediamo, su quale si basiamo, è solamente proprio l'esame dei flussi finanziari. I flussi finanziari sono quelli di cui l'azienda effettivamente ha bisogno. L'utile d'esercizio è una voce. Quest'utile è influenzato da voci che non hanno rilevanza monetaria, ammortamenti, accantonamenti, fondi, che creano una liquidità aziendale tipica. Poi ci sono tutta un'altra serie di voci, che è quella del capitale circolante netto operativo, che invece ci sono quelli che effettivamente danno l'importanza reale, perché, come dicevo, le politiche di bilancio che uno può fare per abbellire o meno il conto economico tramite l'utilizzo del conto della variazione capitale circolante netto vengono influenzate, e quindi c'è la situazione reale. Abbiate pazienza, scusate. Chiedo scusa se non ho interrotta. Allora, mi pare che dalle relazioni dei colleghi sia emerso in modo chiaro quello che io, in pochissime parole, ho anticipato prima. Insomma, ci troviamo in una situazione, in un contesto totalmente nuovo. Abbiamo visto che le prospettive sono quelle di un perdurare di una situazione con tassi molto bassi, aspettative di inflazione molto basse, per giunta con un'attesa anche di volatilità dei mercati, per tutta una serie di variabili geopolitiche che potrebbero influenzare negativamente l'andamento dei mercati. Questo ci porta
a dire insomma che il compito di un direttore finanziario, di chi deve gestire la tesoreria delle aziende, è un compito sempre più complesso. Sempre più complesso perché da una parte ha una liquidità che non viene più remunerata se depositata, nelle banche, d'altra parte la ricerca di strumenti finanziari che diano reddito può comportare una volatilità che un tesoriere non può accettare, perché chiaramente insomma, la gestione della liquidità dell'azienda non deve essere speculativa, perché l'azienda investe in quello che è il proprio core business, insomma la liquidità deve essere per forza di cose stabili. Abbiamo visto la liquidità aziendale è un bene preziosissimo, si è detto, abbiamo visto prima raffigurato il re, e quindi deve essere gestita bene, perché se no può diventare un elemento addirittura penalizzante. E vediamo un pochino che cosa ci dice il dottor Caldana, presentato prima amministratore delegato di Farad Group, un broker assicurativo, che ci parlerà di una soluzione assicurativa, no? Per l'investimento. Beh, parlo della famiglia reale. Della famiglia reale, nel senso parliamo di re, liquidità, parliamo della regina, la volatilità, e parliamo del fante, che sono i rendimenti. No? Visto che anche molte. Rimaniamo in tema. Beh, intanto vi voglio ringraziare di avermi invitato a questo interessante evento, e vorrei un po' illustrarvi una soluzione che abbiamo elaborato come broker assicurativo, che abbiamo incontrato per l'esigenza di una società che ha una liquidità importante e che non sa come gestirla. Il tema di oggi che vi voglio presentare si chiama Liquidity Plus. Intanto voglio raccontarvi qualcosa di lui. Vi racconto un po' la storia di Liquidity Plus. È un prodotto assicurativo che sostanzialmente è una polizza sulla vita, è sottoscritta da una compagnia, da una società, il quale ha un'esigenza di gestire la propria liquidità su un orizzonte temporale che può essere da un anno, 5 o più anni, e che ha una serie di vantaggi che vengono incontro alle questioni riguardanti il... Chi siamo? Siamo un gruppo indipendente, ho fondato questa società, questo gruppo nel 2001, ci occupiamo di assicurazioni come brokeraggio assicurativo, ci occupiamo di finanza e sostanzialmente lavoriamo principalmente per clientela istituzionale, cioè per società, per banche, per questo tipo di soluzioni. Abbiamo una sede in Lussemburgo, abbiamo a Milano una sede secondaria, e poi operiamo in diversi altri paesi europei, non solo in Italia. Questo in breve su questi aspetti, diciamo, su chi siamo. Gli aspetti, diciamo, dei mercati finanziari, devo parlare un po' di mercati finanziari, ma c'è già stato sicuramente un intervento. Ecco chi siamo, trovate qui, siamo un broker assicurativo indipendente, fondato nel 2001 in Lussemburgo, abbiamo un capitale sociale superiore a 500.000 di euro e facciamo parte di questo gruppo Farad, che ha anche un'anima finanziaria con una società di gestione dei risparmi, un SGR e una SIM di gestione. Poi era previsto di parlare un po' di mercati, ma qua andiamo veloce, visto che è stata fatta una velocissima e dettagliata analisi della situazione di mercato. Chiaramente un aspetto importante è la volatilità. Oggi in questa situazione di mercato comprare, investire in titoli a breve termine è quasi assurdo, nel senso che siamo stati negativi, andare su medio e lungo termine mi espone a volatilità
ed è un aspetto importante perché oggi abbiamo una compressione dei rendimenti, i prezzi sono molto elevati gli strumenti che vado ad acquistare e se voglio andare su rendimenti un po' più elevati mi assumo un rischio di controparte molto elevato. Allora, che cos'è che abbiamo, inventato, cosa abbiamo studiato? Inventato nulla, abbiamo semplicemente studiato una soluzione che combina quello che che poi trovate, è un flyer che trovate anche poi fuori nel blocco rosso, dove sostanzialmente la società che ha una liquidità in eccesso può investire in una polizza che ha una durata indicativa, noi suggeriamo di 5 anni, ma è semplicemente liquidabile anche dopo un termine molto più corto, no? Non è bloccata, cioè l'obiettivo di 5 anni è un suggerimento che noi diamo per ottenere il massimo dello strumento, ma può essere anche su un anno e mezzo, 2 anni o 7 o 10, proprio importa. Dove c'è una combinazione di due strumenti, quello che oggi è una risorsa molto scarsa, che voi conoscete bene, che è la gestione sul ramo primo, la gestione separata della polizza rivalutabile, quelle che vedete sulle 24 ore che rendono il 4-3%, e oggi se vado a cercare di sottoscrivere una capitalizzazione, una polizza di ramo quinto come società dicendo ho una liquidità di 3-4 milioni di euro, voglio fare una polizza di ramo quinto rivalutabile, difficilmente oggi si trova una soluzione. Noi siamo riusciti a combinare, a trovare le soluzioni per importi superiori a 1,5 milioni di euro, dove combiniamo la gestione separata, per cui abbiamo accesso a questo strumento, alla gestione rivalutabile, combinandolo con altri strumenti che possono essere delle obbligazioni che magari la stessa società ha in portafoglio, può essere abbinato a uno strumento o uno più strumenti strutturati, dei prodotti fatti su misura per voi, dove si va a investire a 5 anni capitale garantito, rendimento garantito, oppure una gestione attiva o passiva di strumenti che possono essere fondi o linee di gestione. Per cui combino questi due asset, no? Chiaramente, come vedete anche dal disegno alle mie spalle, quello che è più grande e più scuro è la gestione separata, ramo primo, quella che mi dà il capitale garantito da parte della compagnia, il rendimento capitalizzato ogni anno, per cui io ho un effetto qui che verso 100, l'anno dopo ho un rendimento del 3%, vado a 103, poi 103 vado a 106 e via dicendo. Con la combinazione di questi strumenti invece più liquidi e anche più facilmente utilizzabili, che sono bond, fondi di investimento obbligazionari, monetari e altri strumenti che si possono comunque studiare su misura. Per cui non è un prodotto chiave in mano, è un prodotto che si può concepire in base al centro dell'azienda, quante liquidità ha, e in base a quello si vanno poi a combinare le varie componenti per ottenere il risultato migliore che si può dare qui. Voglio fare un piccolo magari aspetto tecnico, che cos'è un ramo primo, una gestione separata? Sostanzialmente è una gestione fatta da una compagnia di assicurazione, la quale garantisce il capitale e consolida il rendimento annualmente, vuol dire che non avete un'esposizione su titoli diretti, ma avete una garanzia fatta per una situazione. Perché ci sono questi rendimenti in questo momento così elevati rispetto ai tassi di mercato? Semplicemente perché la tecnicalità di contabilizzazione dei risultati fa sì che la compagnia di assicurazione non sia tenuta a fare mark to market, cioè non è tenuta a contabilizzare il valore degli strumenti al mercato, per cui oggi c'è un titolo comprato 5 anni fa che rendeva il 7%, ok, questo è contabilizzato a 100 con una cedola del 7%, e questo chiaramente rende il fatto che spalmo negli anni un rendimento più elevato, no? Stime, diciamo, vi do i dati per esempio del 2015 che sono usciti a metà febbraio, e ci sono rendimenti che possono andare dal 2,85 al superiore al 3%, no? Questo è un dato di interesse lordo. E capite bene che poi le prospettive future non sono di un crollo verticale di tassi di mercato, ma in verità ci sono dei rendimenti che saranno spalmati nel tempo per, come spiegavo prima, questioni tecniche, e avremo dei rendimenti stimati superiore al 2% fino al 2020, no?
Questo è l'aspetto di quello che vedete qui, essere la parte, diciamo, giusta separata. La componente aggiuntiva o complementare la vado a creare su misura, per cui posso essere ancora più prudente, nel senso posso avere una struttura dove ho degli strumenti che avevo in pancia come azienda, li posso mettere all'interno della polizza, oppure vado a fare un bond a capitale garantito, per cui magari avrò un orizzonte di 5 anni, di 6 anni, di 4 anni, con magari dei rendimenti anche, diciamo, oltre ad essere capitale garantito, anche rendimenti annuali, legati un po' magari al rendimento dei mercati o puramente di obbligazionari. E questa combinazione fa sì che io ho un unico strumento a bilancio che mi permette di gestire la mia liquidità senza dover far sì che il CFO dell'azienda debba gestire i flussi, fare un'attività di gestione anche a bilancio degli strumenti. Ma il vantaggio ulteriore è che, sottostante a questo che è sulla terra polizza, lo posso modificare nel tempo, nel senso che posso, come dicevo prima, fare riscatti parziali, mi servono che probabilmente del denaro, come si diceva prima, perché magari c'è un problema di liquidità, ne posso fare un riscatto, ho dell'ulteriore liquidità, la posso versare nella polizza, per cui ho questo aspetto, diciamo, di entrata e di uscita, posso uscire completamente dalla polizza, con delle penalità che troverete qui indicate, sono assolutamente decrescenti, e in questo momento ci sono anche degli interessanti aspetti di remunerazione, perché il tasso minimo garantito della parte di ramo primo è lo 0,25%, alto se si parla di rendimenti negativi, basso se guardiamo le performance consolidate dell'anno scorso, no? Per cui questo 0,25 è quello che vi permette contabilmente di vedere una crescita durante i mesi dell'anno, per avere poi il picco di rendimento che viene consolidato a gennaio dell'anno successivo. In più, per quello che viene fatto nel 2015, nel 2016 e nel 2017, mantenendo una certa allocazione iniziale, combinazione di questi due strumenti, si ha un rendimento aggiuntivo a quello che ho indicato prima dello 0,50 per il 2016, per quella quota per gli 8 mesi che mancano al fine dell'anno, e per tutto il 2017. Per cui diciamo che siamo intorno, per essere pessimisti, a un 2,80-2,70 per quanto riguarda le prospettive del 2016. Se non cambio nulla, alla fine del 2016 avrò un ulteriore 0,50 che si aggiunge a questa percentuale. L'anno 2017 avrò magari sicuramente una discesa dei rendimenti, ma avrò un ulteriore 0,50 in più che mi garantisce questa parte di investimento. Visto che siamo pochi, se avete domande io sono disponibile a darvi tutti gli aspetti, se no poi dopo possiamo magari parlarne, c'è anche un mio collega in sala che magari avete domande specifiche. Obiettivo, come dicevo prima, obiettivo temporale di 5 anni, ma non è obbligatorio. Questo è un nostro suggerimento, visto questo momento di mercato e visto, come vedevamo prima, i tassi negativi che torneranno, forse, si spera, positivi nel 2020. No? Per questo motivo vediamo un orizzonte di 5 anni. Alcuni vantaggi tecnici per chi comunque come voi gestisce liquidità aziendale è, come dicevo prima, una unica linea di bilancio, per cui ho una sola linea, polizza sulla vita, posso modificare l'allocazione, posso fare riscatti parziali totali, come posso fare i versamenti aggiuntivi. In questo momento la gestione separata del ramo primo, a parità di rischio, è lo strumento che in assoluto rende di più. Rende di più per una questione tecnica, non perché ha un rischio maggiore, ma semplicemente per la formulazione dello strumento che rende di più sul mercato. Del bonus abbiamo parlato. Un aspetto interessante, sentendo prima i colleghi che parlavano lato bancario, sono gli aspetti, diciamo, di rischio della liquidità. No? Qui parliamo di investimenti, di eccesso di liquidità in un mercato, che parlavo prima con il collega, fermo, no? Se l'anno prossimo il mercato riparte, ho bisogno di finanziamenti, ho bisogno di tirare quella linea, posso non smontare questo, posso mettere a pegno questa polizza a favore della banca, che ha una garanzia reale
importante e mi posso far finanziare dalla banca anche giocando un po' sullo spread di quello che qui guadagno e quello che magari mi posso indebitare, no? Oppure apro una linea di credito temporanea che utilizzerò secondo le mie esigenze. E questo è un aspetto anche interessante per gestire i picchi della liquidità, no? Perché magari oggi avete una certa liquidità disponibile, fra 3 anni magari emerge un'opportunità industriale per fare degli investimenti, sapete bene che non siete bloccati, potete riscattare, ma o anche potete semplicemente mettere a pegno l'investimento a favore della banca per fare la rifinanziamento. Questo è un po' quello che volevo dirvi. Trovate dietro una breve sintesi di quello che ho detto all'interno di questo flyer che troverete fuoi o nei block notes rossi che ci vanno all'entrata. È un'idea che abbiamo disponibile, o una soluzione che abbiamo disponibile di qui tendenzialmente fino a settembre del 2016, ma può essere chiusa prima, perché vi dicevo che questa parte qua è una risorsa estremamente scarsa, no? Per cui in questo momento abbiamo come broker una certa disponibilità da parte delle compagnie per darci questo accesso al mercato, non è detto che non venga consumata prima di una scadenza indicata nel prospetto. Sono stato velocissimo, se avete domande sono a disposizione, resto qui, vi ringrazio e passo la parola a te. Benissimo, grazie. Insomma, abbiamo visto questa è una delle opportunità per la gestione di un parco molto interessante della liquidità di un'azienda, molto giusta la sua osservazione, insomma in un momento di tassi bassi, ecco, l'opportunità di svincolare eventualmente il prodotto per esigenze di liquidità, ma anche insomma, l'opportunità di metterla a pegno, perché insomma il contrattare in un periodo di tassi bassi, ecco, per l'azienda è difficile avere un rendimento sulla propria liquidità, però le aziende con i parametri corretti hanno anche l'opportunità di finanziarsi a tassi molto competitivi. Io adesso lascerò un secondo solo perché ho dimenticato. Qui c'è un'altra slide, poi troverete questo materiale sul sito della Confindustria. Contraente la persona giuridica, l'assicurato è una persona chiave dell'azienda, una o più persone chiave, perché chiaramente la polizza sulla vita. Il beneficiario è chiaramente la società che ha sottoscritto la polizza, se no l'amministrazione di beni sociali. E durata flessibile per il minimo 1,5 milioni di euro. L'aspetto interessante è anche questo, come vedete qui troverete l'asset manager, il gestore, perché c'è una soluzione che va direttamente statica, per cui ho la compagnia che mi emette la polizza, deposito gli asset in ramo primo e come spiegavo prima di altre possibilità, come posso avere invece un intervento dinamico da parte del gestore che mi può cambiare la locazione del prodotto. Sono due opzioni, questo è il canale quello principale. Questo, diciamo, è un'opzione che si può mettere in più, in aggiunta già ai vantaggi di questo strumento. Bene, allora passerei la parola al dottor Cugnoglio. A lei, insomma, abbiamo capito che il suo compito è difficilissimo e quindi... Devo chiudere una sessione di totte di punizioni, tra l'altro, perché lo sono stato, assolutamente. Pochissime slide, vi farò vedere, vi faccio vedere anche. Mi chiamo Paolo Cugnoglio, sono il direttore finanziario di un gruppo di società di distribuzione farmaceutica. Vi faccio brevemente con 10 slide vedere cosa fa la mia società, dove lavoro, perché con questo inquadro il ragionamento con cui pongo poi in essere, diciamo, una strategia della gestione del circolante netto dei flussi finanziari e della liquidità. La società nostra è una società di ingrosso, cioè acquista farmaci e rivende farmaci B2B dalle aziende produttrici alle farmacie. In particolare ci sono circa 2.000 clienti farmacie nel nord-ovest che vengono servite più volte al giorno. Quando voi andate in farmacia e chiedete con una ricetta del medico un certo farmaco e non c'è, vi dicono torni tra 2 ore. In 2 ore ci sono aziende come la nostra che riescono a rifornire just in time, più just in time, le farmacie clienti.
Questo comporta una gran velocità, un gran impegno di capitale e di mezzi. Il mercato è questo del nord-ovest, volo su queste slide, sono solo per l'inquadramento dell'attività. Alcune società del gruppo, e quindi mi posizionerò sull'organigramma societario, perché è quello che volevo portare sul ragionamento. Sono società che fanno attività verso le farmacie, che sono utilizzatori di cassa, e altre società che sono generatrici di cassa. Quindi nell'ambito del gruppo ci sono alcune aziende che hanno una posizione finanziaria netta positiva o negativa secondo i loro circolanti. Questa è una, per esempio, che è costantemente in una posizione positiva di cassa. Altre società di leasing addirittura, quindi che acquisiscono beni e li locano verso i farmacisti, sono società che sono sostanzialmente distruttrici di cassa, cioè si approvvigionano sul mercato di capitali per acquisire beni, li locano sul cliente finale farmacia, quindi quelli c'erano dei canoni e così via. In più vi è un'acquisizione recente fatta sulle farmacie comunali di Torino per allungare la catena di comando, di distribuzione sul cliente finale, appunto sul cliente farmacia che poi ha a che fare col cliente finale, quindi che ha generato una complessità ancora maggiore del gruppo. Ecco, diciamo che vi volevo esporre brevemente una situazione di un gruppo composto da una holding, una società, diciamo, che ha circa un migliaio di soci, quindi un capitale diffuso e abbastanza, sia per numero di persone che per finezza anche di capitale che ognuno di questi possiede nell'azienda. Nessun socio ha più del 2% dell'azienda, quindi una società, una public company, un SPA con un capitale veramente diffuso. Questa società, la Unifarma, gestisce sia la parte societaria verso i soci propri che l'immobiliare. Ed è la società che, appunto, che immobilizza la maggior parte degli asset. Questo da un lato serve come governance, un po' in passato tutti avevano immobiliare come, chiamiamola, una parola non logica, un'ancora, cioè comunque il bene dell'imprenditore ha immobilizzato. Oggi gli immobili valgono poco no, perché siano poco realizzabili, perché sono un peso nei bilanci, sono un peso forse anche verso il sistema creditizio, verso gli investitori che vedono l'impiego di capitale per acquisizione di immobiliare uno svantaggio, ed è vero, cioè è un'attività che è molto difficilmente liquidabile e va molto bene se utilizzata all'interno dell'azienda, ma non può essere un rifugio piuttosto che no, tantomeno in queste situazioni. Qui abbiamo quindi una società che raccoglie in sé tutti gli immobili del gruppo, sono 6 immobili, sono 6 magazzini tra Torino, Milano, Genova e Imperia, e quindi cerca di immobilizzare e rendere liquide invece le altre società, perché le altre società del gruppo, in pratica, in particolare la società operativa dell'Unifarma Distribuzione, colei che fa il 90% dei volumi d'affari e tutto quanto, è una società assolutamente liquida, cioè senza attività immobilizzate. È composta sostanzialmente di magazzino, di circolanti, di crediti verso clienti, debiti fornitori, patrimoni e banche. Questo è stato, ritengo, una chiave di successo, anche obbligatoria per gestione poi di un gruppo che ha una minoranza come società multinazionale, quindi è stata anche una divisione obbligata per poter avere una governance del sistema. Ma la cosa principale è che questa società è quella che raccoglie la tesoreria del gruppo e giornalmente viene fatto, diciamo, 2 volte a settimana almeno un netting, dove ogni società fornisce le proprie eccedenze di liquidità, se ne ha, a quella che è sostanzialmente l'operativa, che è più indebitata e che quindi riesce a minimizzare il valore netto assoluto dei valori e quindi avere un importo totale di liquidazione finanziaria netta la più piccola possibile all'interno dell'ambito del gruppo. Ci sono sostanzialmente 2 tipi di società: quelle che espandendosi generano cassa e quelle che espandendosi la distruggono. La nostra è quella, cioè abbiamo più crediti verso clienti e magazzino che debiti verso fornitori, abbiamo un circolante negativo, quindi vuol dire che pur espandendosi di fatturato abbiamo bisogno di assumere fondi di finanziamento. Il cash flow c'è, ma è, virgolette, in caso di espansione è vanificato dall'aumento dei volumi. Altre società, in sala ce ne sono sicuramente, sono società che probabilmente incassano prima nelle loro vendite e pagano i fornitori dopo, quindi sono società che
per motivi logici e tecnici invece sono generatrici di cassa, quindi hanno una facilità di espansione. Non nascondo che in questo periodo di tassi bassi e di contrazioni di tutto quello che è la parte finanziaria sia un vantaggio per una società come la nostra che assorbe capitale. È anche vero che vivendo in un mercato di stagnazione, cioè di deflazione addirittura nel nostro caso e di non crescita, non possiamo altro che minimizzare i circolanti, minimizzare l'impatto del conto economico per far sì che la valutazione dell'azienda sia basata su un denominatore più piccolo. Tutti ormai si basano sulla valutazione dell'EVA, Edit Value, piuttosto che il fatto del discount cash flow, come vogliamo chiamarlo, ma di fatto è l'attualizzazione dei flussi di cassa futuri, il tutto poi raccontato sul capitale di impiego, che può essere sostanzialmente i mezzi propri e i mezzi di terzi. Questo denominatore più è piccolo, più rende migliore il ratio finale, rende migliore la valutazione dell'azienda secondo un criterio generalmente accettato di valutazione dell'azienda, per chi volesse collocarsi piuttosto che essere valutata ad un valore di mercato. Abbiamo fatto alcune simulazioni e abbiamo notato che la migliore valorizzazione dell'azienda, nel nostro caso essendo delle aziende in impiego di capitale, è quella di ridurne il circolante. E con ciò sono state fatte alcune operazioni di factoring, da un lato sia su clienti che con fornitori, anzi addirittura abbiamo notato che fare un factor reverse factor con i fornitori, allungando contro fornitori, ci ha dato il miglior rendimento o la migliore posizione finanziaria netta rispetto a una semplice fatturazione dei clienti. Gli strumenti sono vari e non sono, diciamo, troppo sofisticati, perché non abbiamo intrapreso operazioni recenti di finanza. Sono state fatte in passato e devo dire anche con purtroppo non risultati così soddisfacenti dal punto di vista economico. Diciamo che la posizione finanziaria netta dell'azienda, governata più a stretto giro di imposta, cioè più giornalmente o settimanalmente, favorisce una gestione della tesoreria in maniera più trasparente anche verso il sistema. Vado avanti, alcune slide un po' più precise di numeri, ma che non lascio più di tanto perché sono un po' numeri riservati, ma sostanzialmente siamo passati da una posizione, questi sono numeri più recenti, di banking di meno, significa impieghi, meno 55 milioni contro meno 67 milioni degli anni precedenti, perché sono stati cambiati proprio questi rapporti con i fornitori a mezzo factoring piuttosto che fatturazione di clienti. Le aziende sono chiuse molti volumi e la contrazione, la concentrazione del circolante netto è quello che ci sta generando, diciamo, le migliori aspettative. Tanto per intenderci, questa è una posizione giornaliera e un anno suddiviso in posizioni di 2-3 volte alla settimana, e si vede una spezzata, questa colore senape, giallo, non so come definirlo, che fa vedere l'indebitamento complessivo del gruppo. Siccome è negativa, avremo sopra lo zero e quindi posizioni giornaliere all'ente di sega, ma che sostanzialmente tendono a un costante miglioramento, vuol dire che all'interno del gruppo la posizione finanziaria netta nel corso da un anno a questa parte è tendenzialmente migliorata di circa una decina di milioni, quindi non di poco. Si vede tra l'altro la spezzata, questi sono i pagamenti di fine mese, sono i pagamenti durante il mese, cioè l'azienda pagando i fornitori e pagando più volte nel mese utilizza sempre di più il sistema fino a fine mese, quando all'inizio del mese, sul 30 del mese, incassa il proprio venduto dei clienti. Tendenzialmente è smobilizzato un portafoglio commerciale, RID, qualsiasi di che si voglia, per cui abbiamo un incasso molto importante e una riduzione del netting all'inizio del mese, e poi si ricomincia l'utilizzo bancario. Tutto ovviamente mezzato a breve e lungo termine per poter avere il migliore rapporto, il coefficiente di tasso medio. Quello che è interessante è vedere questo miglioramento. Qui si passa da circa meno 65, meno 70 a quasi meno 5, oggi siamo a meno 57 per intenderci, cioè da un anno a questa parte la cassa prodotto, o se vogliamo l'indebitamento sul sistema
rimborsato non utilizzato è stato significativo, cioè circa 15 milioni, per motivi non proprio di cash flow, ma proprio di gestione e ottimizzazione e liquidazione della parte attiva. Sul fronte dell'impiego stesso, in questo momento la liquidità non è, diciamo così, disponibile all'interno del gruppo perché è tendenzialmente sempre a debito, ma ci sono posizioni che potrebbero e sono state in passato utilizzate come per investimenti, diciamo, anche di natura finanziaria. Ultimamente i tassi sono veramente scoraggianti, ma scoraggianti cioè, sono negativi, quindi è difficile. Vi è anche un valore psicologico, perché si chiama chiamato ancoraggio con i sistemi. Quando ti vendono un prodotto 100, sconto 20, 80, lo compri, perché immagini che questo valga 100 e ti viene venduto a 80, quindi sei invogliato d'acquisto. Vedere tassi con lo 0, e poi un numerino è veramente poco invogliante. Lo ritengo anche un fattore psicologico. Da un lato vero e reale, cioè è vero solo psicologico, dall'altro è un dato reale. Cioè giocare con una scommessa di investimento di liquidità con punti o basis point davanti a un rendimento in azienda, un ROI comunque che tendenzialmente dovrebbe essere almeno di qualche punto, perché se no l'azienda non avrebbe il rischio imprenditoriale, non avrebbe ragione d'essere, in questo momento per un imprenditore è un po' cruzzante. Mi rendo conto che questo aspetto sia significativo, quindi non con questo non voglio far trarre delle conclusioni semplici, ma in questo momento nella nostra situazione, quindi parlo di mia opinione personale, noi in questo momento non saremmo in grado né avremmo una significativa interesse di leverage per spremere le risorse finanziarie e posizionarle sul mercato finanziario. Preferiamo in questo momento essere più concentrati sulla riduzione, quindi l'impiego delle risorse per la riduzione del circolante e l'investire dei clienti. Anche perché, ahimè, lo dico come grido di dolore, ma suppongo che sarà generalizzato l'incasso e quindi il credito della clientela è sempre peggiore, non è purtroppo ancora migliorato, anzi ritengo, e mi sembra che mi chiedo poi l'opinione in sala, per piacere avere anche un contraddittorio, noi riteniamo oggi che il credito sia ancora più deteriorato quest'anno, 2015, che è passato nel periodo di bilanci, rispetto a quello che lo è stato negli anni precedenti. La crisi finanziaria del banking si è trasferita nella crisi dei mercati, dei sistemi, e poi ha aggredito anche il mercato reale e per un po' tenuto, e poi anche questo ha fatto riemergere a sua volta le difficoltà finanziarie dei nostri clienti. Non ho un grafico degli insoluti, ma ahimè è una linea che anche questa sale, ma stavolta non sale dal peggio al meglio, ma sale purtroppo in valore negativo. Questa non ve lo lascio ovviamente una posizione di netta intesoeria, diciamo che è una situazione che poi viene il dettaglio di quanto viene rappresentato nel grafico che vi ho fatto vedere. Non vado oltre, non vi porto, faccio spazio, lascerei volentieri qualche spazio di intervento dalla platea. Grazie. Grazie. Ma sarebbe interessante qualche intervento dalla platea. Se volete tornare qui, magari se c'è qualcuno che... Chi è che rompe il ghiaccio? No, provo io per il dottor Caldano. Lei ha parlato di una banca e di un gestore, sì. Dove comunque nella banca vengono... la banca è a scelta del... può scegliere al cliente stesso chi contrae la polizza? In linea generale assolutamente sì. In linea generale assolutamente sì. Quindi... nella parte non gestione separata, perché la gestione separata, l'anno primo, è gestito a monte da parte della compagnia, okay. Dove il... cioè, intanto devo fare un approfitto per dire una cosa che magari non ho detto prima, il denaro va direttamente alla compagnia di assicurazione, per cui non ci sono
flussi di denaro che passano da noi o passano da altri soggetti. Il denaro va dentro la compagnia, poi lo si divide sostanzialmente in due ambiti. La gestione separata va in conto omnibus della compagnia che ha presso la sua banca depositaria, la parte invece eventualmente gestita va in una banca depositaria a scelta del cliente. Poi, ritornando al discorso del pegno, chiaramente è importante anche gestire un po' la banca depositaria in base anche al pegno eventuale. Un'altra domanda. Ah, io mi fermerei un attimino sul discorso degli incassi pagamenti, perché effettivamente questo è un punto cruciale per le aziende, come l'ho già noiosamente ripetuto più volte. Io sono abbastanza d'accordo su quanto dice lei, perché vediamo che comunque la percentuale di insoluti sulla clientela e continua a non scendere più di tanto. Quindi questo contrasta un po' con tutte quelle aspettative che tutti gli anni speriamo che il mercato si riprenda, eccetera. Però finché non si riprenderanno questi corretti modalità di incasso pagamento, penso che sarà molto dura per un'azienda che in ogni caso sopravvivere, anche perché poi i tassi bassi del credito bancario, comunque la valutazione del merito creditizio continua a essere fatta, pronta per i grandi gruppi e grandi società come la sua. Le altre aziende piccole e medie penso che acquisire e ottenere credito anche in questo periodo con questi tassi è sempre una certa difficoltà, penso. Sì, sono d'accordo sul merito creditizio, credo che vada ancora reso più affilato e accessibile anche per trasparenza. Sono d'accordo che è più difficile per una società piccola o comunque anche personale avere un rating. Le esigenze proprio mi sembra che le banche non possono dare rating a persone fisiche. Parliamo di piccoli imprenditori, per me magari un piccolo imprenditore che è nato in farmacia dove è una persona fisica e gestisce un volume d'affari di 2 milioni di euro, tanto piccolo non è, anche perché questa azienda poi ha debiti suoi, crediti nostri di svariati centinaia di migliaia di euro, perché le partite in gioco sono abbastanza importanti. Quello che noto è che il sistema a volte non dà l'opportuna valutazione, penso anche trasparenza verso tutti gli attori del sistema della bontà creditizia di chi è in quel momento debitore o creditore. Stiamo cercando di fare uno scambio tra società del settore per scambiarci, per esempio, come fosse una centrale di rischi bancaria, quelle che sono le insolvenze, per capire quelli che sono i clienti, tanto sono quelli, come siamo tutti uno per uno, per capire se questi clienti abbiano delle problematiche. Credo che un punto di svolta possa essere quello, cioè avere una trasparenza maggiore che faccia sì che i problemi emergano prima che non siano gravi, prima che non vi sia poi magari problemi di distrazione o comunque di aggressione da parte dei fornitori, scattino poi delle procedure concorsuali che in questo momento sono deleterie, perché portano a dire che il vantaggio dei creditori diventa veramente molto piccolo. Non sono in quel senso lì, vorrei spendere delle parole affinché il sistema bancario spinga trasparenza oltre che per sé, anche per tutti gli attori che portano denaro, prendono denaro, affinché vi sia una maggiore trasparenza che sia più facilità per accedere e a par condicio, ecco, questo posso dirlo, sul credito, e non scoprire poi di dover accantonare, in nostro caso, magari 1 milione di euro di perdite su crediti, che sono delle cifre che, come dicevo, sono enormi in assoluto, in percentuale, piuttosto che sono veramente tante rispetto a quello che è l'impiego di un'azienda con 300-400 dipendenti, poi viene magari vanificata per buonissima parte per perdite su crediti. Certo, che per aziende di minor dimensione è infatti ancora più significativo. Esatto, ancora maggiore. Avendo più clienti, forse noi mutualmente ci assicuriamo, le aziende che hanno meno diffusione hanno più rischio, non c'è tanto. Esatto. No, ma sul discorso della trasparenza io continuo a sostenere che è essenziale. Era essenziale prima, ma è diventato essenziale in questo momento di crisi.
perché la conoscenza dell'inizio di una crisi può essere valutata, collaborando con la banca, con un altro supporto, con un altro ottimo. E non sempre la banca dice no, cioè voglio dire per partito preso. Il nostro lavoro è dare credito, però abbiamo la necessità, come tutte le aziende, che questo credito venga restituito. Perché avete visto, vediamo tutti i giorni, le crisi del sistema bancario, e come sono state gestite, operate, eccetera. Devo confessare che effettivamente negli ultimi anni questa trasparenza è maggiore. Negli anni passati il colloquio con l'imprenditore era sempre molto così difficile, sembrava che volesse entrare nella sua intimità, conoscere le sue necessità, però se non conosci le necessità effettive dell'azienda non riesci anche ad offrire un prodotto confacente. L'assicuratore, per offrire una polizza, deve conoscere quali sono le esigenze dei clienti, io devo conoscere quali sono le esigenze di quell'azienda, non solo dire ho bisogno di 100.000 euro e finisce lì. Il più delle volte i problemi sono sempre nati da questa mancanza di comunicazione. Io credo però che il dottor Pignoli volesse intendere che le informazioni che avete voi dovrebbero essere messe a disposizione anche nostre. Io lavoro anche in un'azienda che opera all'ingrosso, vendiamo all'ingrosso, e tante volte è vero che la necessità è fare più fatturato possibile, ma tante volte la vendita si trasforma in un'omaggio e questo non fa piacere. Informazioni che sono a disposizione dovrebbero essere messe a disposizione di tutti gli attori, perché così ci confrontiamo tutti seriamente. Oggi il furbetto invece vige ancora per maggiorare. Sì, è perfettamente ragione, ci sono dei problemi di privacy, di trasparenza, eccetera, eccetera, che purtroppo al giorno d'oggi bloccano parecchie cose. Infatti anche le informazioni commerciali che 10 anni fa facevamo noi tra le banche oramai non si fanno più, perché non puoi più dare più sulle banche. Però vedo anche che certe volte quando parli con un cliente e gli dici ma cavolo, le tue fatture, gli insoluti aumentano, perché continui a fornire a quel cliente che ha il 50% di insoluti, perché effettivamente anche noi come banca, quando una determinata tipologia di clientela ti chiede di poter smobilizzare carta su un cliente in una misura superiore al 25%, se è una società per azioni, quel bilancio lì lo esaminiamo meglio del bilancio del nostro cliente. Quindi in quel caso io non ho problemi a parlare con clienti e dire, però vedi sovente che nonostante tutto c'è qualche altro problema, quel discorso di dipendenza da quell'azienda, la volontà di continuare a servirlo perché speri sempre di poter recuperare il progresso e così aumenti il tuo debito, sono tutte scelte sicuramente molto difficili. Per quanto ci riguarda, il fatto di poter avere trasparenza anche nei confronti del cliente che gli presenta una ricevuta, quando è possibile, sempre è convenienza nostra. Convenienza di tutto il sistema. Ma infatti, mi è rimasto ragione. Quello che per esempio noi riusciamo a ottenere, basterebbe veramente poco che a registro di imprese venissero depositati i bilanci delle società di persone. Ci sono società di persone che hanno degli impieghi notevoli, rischi notevoli, e presentano i bilanci. Cioè io lo trovo un assurdo, San Raffaele non presentare il bilancio, cioè ci sono delle situazioni che sono paradossali. San Raffaele non le pago neppure, ma persone giuridiche, sì, le persone fisiche non debbano presentare, le persone non debbano presentare il bilancio, io non lo trovo corretto. Questo è la trasparenza che dovrebbe avere il sistema, dovrebbe permettere. Vedere una dichiarazione dei redditi di una società di persone dove si vede il prelievo soci pare 4 volte, 5 volte il patrimonio, è scritta nella dichiarazione dei redditi. Io non capisco come lo Stato, che ha bisogno di gettito ogni 3x2, non aggredisca quello come un prelievo di utili, a soggettarlo imposto, voglio vedere se prelievo una scorsa, prelievo ancora. Cassa, cioè non è possibile la trasferimento di capitali, la possono fare queste persone, la fanno in esenzione d'imposta, non devono presentare il bilancio. Io mi chiedo dove siamo. Questo tema lo Stato bisogna capire bene ancora da che se lavora con noi o contro. E il nostro sostanzialmente con il 50% di imposta va lui, quindi diciamo che il nostro sicuro. Scusate, diciamo che la mancanza di trasparenza è stata comunque una caratteristica del nostro mercato finanziaro e imprenditoriale, quindi non era solo appannaggio
di, diciamo così, delle piccole aziende. Abbiamo visto per esempio cosa successe alla Parmalat, che ovviamente abbiamo problema, qualche prurie più recenti. Esatto. Sì, 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 certamente. Il discorso è che, ripeto, le banche sarebbero i primi soggetti ad essere interessati ad avere una maggiore trasparenza, ma io credo che proprio in un'ottica di futuro in cui gioco forza dovrà scendere la fonte di approvvigionamento di fondi da parte delle banche, le aziende dovranno comunque ricercare altre fonti di finanziamento. Se vogliamo, diciamo così, che le nostre aziende abbiano accesso a quelli che sono particolari e innovativi mercati, vogliamo del crowdfunding, vogliamo mini bond, vogliamo la quotazione magari in segmenti di mercato che chiaramente non sono i mercati regolamentati, e gioco forza che dovranno redigere le loro scritture secondo gli standard internazionali, gli standard europei. Scusate, ma qui si continua a dire che gli stranieri non investono in Italia, ma chi è che investe in un paese dove non sei sicuro di che cosa stai acquistando, perché mancano veramente i pilastri basilari della trasparenza? Quindi questo è un po' un esame di coscienza che dobbiamo farci un po' tutti, soprattutto l'Italia che fa per un'imprenditoria anche familiare, abbandonare un po' quello che è considerare l'azienda una cosa nostra, nessuno deve sapere niente fin tanto che le cose vanno tutto bene, ma quando tu ti affacci al mercato e vuoi, hai bisogno comunque di dimostrarti, oramai è impossibile, come si diceva una volta, mettere la polvere sotto il tappeto, quindi lo auspichiamo tutti. Poi sul fatto di condividere le informazioni, allora le banche sono oramai soggette a qualsiasi tipo di denuncia, per qualsiasi cosa che facciamo, nel bene o nel male, aggiungeremo ancora quella di violazione della privacy, sarebbe veramente oramai dare, come si dice, servire il piatto a tutto quel mondo di legali. Probabilmente rendere la centrale rischi accessibile anche a... Ma se noi non possiamo chiedere informazioni di centrale rischi... No, bisogna veramente cambiare la normativa, bisogna cambiare logica. Certamente, ma siamo, guardate, con noi sfondate una porta aperta sicuramente. Come diceva il dottor Pignoglio, quando vedi un bilancio di una azienda, persone fisiche, dove il prelievo utili è per i prossimi 10 anni, cioè, certo, sei già dove vai a finire, ma è, però devi poterlo sperare. Dico che se noi dovessimo concedere il credito alle società di persone sulla scorta di un'analisi patrimoniale, chiuderemmo. Perché sono tutte con capitale netto negativo, tutte, non c'è, cioè, andiamo a vedere nella voce praticamente i soci di dentro, se sono trasparenti c'è di tutto lì. E quindi infatti noi come piccola banca, per carità, abbiamo il nostro rating sulle società di capitale, però vengono riportate in relazione, ma poi ci passi sopra, perché effettivamente non hanno sostanzialmente una vera sostanza. Quindi sul discorso di rendere obbligatorio la pubblicazione dei bilanci sopra un certo livello, no, siamo perfettamente d'accordo, e quindi sarebbe l'unico modo per creare quell'ulteriore trasparenza e per, tra parentesi, far capire effettivamente quello che diceva la mia collega, da 35 anni che mi occupo di credito, ho visto proprio tutta la storia dell'impresa familiare che si è trasformata in SNC, ma in azienda l'imprenditore non lascia mai nulla. Bravo, questo è un altro. Cioè, se l'azienda, come dicevo, prima, considerare l'azienda come una parte di se stesso, non è logico. No, perché quando c'era l'utile usciva, c'era l'immobiliare, c'era tutto il resto, poi quando è successa questa crisi è chiaro che chi non aveva. Infatti stiamo vedendo stranamente di nuovo delle aziende che riportano l'immobiliare nelle società. Facendo il consolidato di fatto lo viene fatto ogni anno, ma il consolidato raggruppa già, cioè richiede già una certa fatturazione di società di gruppi.
un'azienda normale che non ha il consolidato effettivamente cominciano a tornare all'esclusione al contrario dopo lo scotto. Bene. Visto che abbiamo fatto il ghiaccio, una domanda ancora alla banca. Quindi le sue previsioni sono, se io mi approvvigiono il denaro da una banca a questi tassi che sono molto invogliati, se una delle iniziative da fare e pensa di poterle fare è sostenere che naturalmente in questo momento il credito è veramente accessibile come importi. Le vostre previsioni sono che a breve non ci saranno rialzi di tassi, quindi non è assolutamente necessario coprirsi da un rischio aumento tassi. In questo momento non è ancora ora. No, questo comporterebbe ovviamente un costo sulla copertura non indifferente oggi. In questo momento il mercato sulle coperture di tasso ha visto chiaramente un rallentamento con la crescita degli upfront, delle spese di strutturazione non indifferenti che vanno un po' a colmare quello che è il gap sulla differenziale di tasso. Onestamente quello che noi, come ho detto prima, individuiamo il nostro malgrado, perché ripeto, per noi questa situazione di tassi è veramente difficile, no? A livello di marginalità. Però siamo consapevoli comunque che ci vorrà ancora del tempo prima di vedere un rialzo dei tassi che comunque giustifichi anche un'operazione di copertura, questo senz'altro. O anche soltanto la scelta di un tasso fisso in questo momento. Certo. Perché il tasso fisso dice sono talmente bassi che però conviene ancora il tasso variabile perché è tanto basso. Cioè lo spread che c'è tra tasso fisso e tasso variabile non giustifica. Potremmo assistere a un rialzo di volatilità sul mercato, diciamo così, sul nodo a medio e lungo termine, dovuto a quei fattori di rischio che prima ho declinato. Chiaramente, come abbiamo visto e come abbiamo imparato, cioè mai mettersi contro le banche centrali, la volontà, soprattutto di, fin tanto che ci sarà Draghi come governatore, sarà quella di mantenere questo livello di condizioni fin tanto comunque che non si vedranno dei veramente segnali un pochino più robusti, ecco, diciamo questo. Fermo restando che ogni due per tre abbiamo dei problemi che subentrano, perché prima ho citato la Grecia, ma volevo dire che c'è di nuovo la Grecia che sta facendo, diciamo così, alcune considerazioni sulla ristrutturazione del proprio debito pubblico. In seguito a mosse magari improvvise di ulteriore cambiamento di rotta della Fed. Però onestamente il discorso sul tasso monetario interbancario, credo che anche la dottoressa Zuaio, che è del mestiere, abbia più o meno questa percezione. Sì, assolutamente, anzi, proprio negli ultimi mesi direi che le previsioni di un possibile rialzo dei tassi si sono tornate in corte. Beh, ricordo a tutti il 1991, quello di Tokyo, e sono dal 91 che i tassi sono giapponizzati. Diciamo che adesso 25 anni, è nel rischio mai più, diciamo così, del Giappone, del paragone col Giappone, piuttosto che insomma lo spauracchio quanto viene in Europa sempre contro dell'inflazione, ora ecco, ci si attendono dei dati di rialzo dei tassi di inflazione con la linea. Penso che sia tutto legato un po' anche a questo. Cioè la tecnologia porta a una deflazione insita nello strumento. E poi comunque siamo anche nel pieno di una situazione, diciamo così, di una fase finanziaria economica che viene chiamata repressione finanziaria, cioè poiché dopo la crisi abbiamo dovuto assistere a un forte sdebitamento, no, leverage da parte dei governi, delle aziende, eccetera, i sistemi erano o non si pagano i debiti o si consolidano i debiti, o si fa salire l'inflazione decisamente, ma questa manovra non è riuscita, o altrimenti che cosa si fa? Si tengono i tassi a zero negativi, in questo modo, come diceva il collega Cugnoglio, perché io mi devo indebitare per
per portare fondi sui mercati finanziari che mi costano di più. Cioè, ma è quello che si vuole, cioè qui si vuole portare il cavallo a bere. Allora, quando non ti rende più nulla investire in attività a breve termine, investire a medio termine, investire a lungo termine, parliamoci chiaramente, ma oggi chi è che investe per 10 anni all'1,20 senza incorrere in quello che è il cosiddetto rischio di tasso? E allora a quel punto lì anche le famiglie, gli stessi risparmiatori italiani che per anni sono stati, diciamo, drogati dai tassi del debito pubblico che apparentemente sembravano free risk, adesso vediamo i clienti vengono in banca, deve più niente, piuttosto spendo. È bravo, è proprio quello che si vuole, cioè qui bisogna far ripartire i consumi, volenti o nolenti. È quello che dicevo prima, se la gente risparmia la domanda non cresce, la ricchezza non cresce, quindi è proprio quello, cioè repressione finanziaria in modo che la gente sia invogliata a, diciamo così, risolvere la situazione senza metodi draconiani che poi pagheremo tutti in modo abbastanza massacrante sulla nostra pelle. Grazie. Sì, peraltro anche negli Stati Uniti, cioè, i consumi pare che siano in rallentamento, quindi anche il timore di un rialzo dei tassi statunitensi che poi avrebbe trainato le nostre tasse se si è allontanato. Bene, io ringrazio tutti per la partecipazione, poi insomma penso che sono affettiva, abbiamo ancora l'opportunità di scambiare idee con i relatori, che ringrazio ancora. Il prossimo incontro, che sarà, se va bene, il 19 di maggio, sarà dedicato al leasing e factory, e vi do appuntamento per il prossimo incontro. Grazie. Ci vuole, tanto dobbiamo vedere.